vedremo insieme come realizzare un portachiavi con il nodo pugno di scimmia. L'occorrente sarà un cordino lungo circa un metro e una pallina delle dimensioni di una biglia. Iniziamo tenendo l'estremità ferma tra le dita e posizionando la pallina tra pollice e indice. A questo punto facciamo 4 giri attorno. Adesso facciamo passare l'estremità libera nella conca che si è formata tra pollice e indice e facciamo altri 4 giri. Adesso con un po' di attenzione estraiamo il tutto dalle dita. Adesso facciamo passare l'estremità in una delle due conche e facciamo 4 giri attorno alla pallina. Adesso, iniziando dall'estremità più corta del cordino, iniziamo a tirare e lo tiriamo ogni giro del cordino. Adesso andiamo a realizzare il cappio per fare in modo che il nostro portachiavi si possa appendere. Allora pieghiamo il cordino e facciamo 3 giri attorno al dito. Adesso inseriamo l'estremità al centro e tiriamo. Ecco fatto, il nostro portachiavi è pronto per essere appeso.